Bene, apriamo questo spazio dando il benvenuto al segretario generale della CGIL del Calatino, Totò Brigadieci. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera, direttore. Molto accaldato. Sì. Fino La polo, maniche corte, siamo così alla fine di ottobre. dopo Natale cambio Ma look. come? Dopo Natale. Intanto come stai? Sappiamo che hai avuto qualche problema Sì, che hai sì. affrontato positivamente. Essendo duro di pelle, La facilmente. voce è tornata giusta, Non è andata mai via. Non è andata squillante, mai via. quindi ora va meglio, Sì, diciamo, assolutamente sì. no? Allora, la presenza stasera del segretario generale della CGIL del Calatino, perché Totò Brigadieci è stato uno che ha spesso utilizzato anche questo strumento, ma anche promosso convegni. Era una delle due mission che si era preposto, una quella sulla Libertinia, Porto Salvo, Ricordio bene. Licodio Bea, Libertinia, e poi quella del caporalato, cioè a dire tutta questa povera gente, ecco, che imberversa, che lavora a nero, non soltanto perché di colore nero, ma vengono sfruttati dai cosiddetti civili occidentali, che poi magari dopo averli utilizzati e sfruttati parlano male degli immigrati, no? Il non senso è anche questo. La scorsa settimana proprio il governo italiano, il Parlamento italiano ha esitato una legge sul caporalato. Io credo che questo è un obiettivo. Adesso Sì, bisogna metterlo in atto. infatti, Prego, iniziamo diciamo con da delle cose questo, certo. positive, che era una cosa che Speriamo che poi la Libertini a Licodia possa trovare presto la andiamo stessa anche là, soluzione. Prego. successivamente andiamo anche là, cioè da questa cosa positiva che il 18 ottobre finalmente questo disegno di legge diventa legge, questo naturalmente è un qualcosa che alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni ci dà forza e ci incoraggia. E naturalmente mette in crisi quello che sono appunto i caporali e tutti quei datori di lavoro che usufruiscono dei caporali. Questa legge che appunto ormai è in vigore, che è passata dalla Camera il 18 ottobre, ha delle pene abbastanza severe, fino a 6 anni di carcere, la confisca dei beni. E io credo che tutto questo dia anche dignità a tutti quelli, ma non solo immigrati, ma anche a quei lavoratori del territorio italiani che ancora oggi vengono trattate come bestie nei campi di lavoro. Pertanto, ecco, tra le tante storture che vi sono, ogni tanto un qualcosa di buono esce e questa legge senza dubbio dà forza. Io credo che poi alla fine non è che bastino solo le leggi, perché di leggi in Italia ne abbiamo parecchie, ma se poi alla fine non dotiamo appunto quegli organismi, quelle istituzioni di organici tali da poter fare i controlli, alla fine le leggi servono a ben poco. Certo. Per cui una conquista alla legge che dà dignità, ma che può dare dignità se vi sono dei controlli, ma i controlli possono esserci se nello stesso tempo ci occupiamo di, in un certo senso, rafforzare la dotazione organica degli ispettorati del lavoro, di rafforzare gli ispettori all'interno dell'INPS e di rafforzare tutte quelle istituzioni che appunto sono chiamati ad effettuare questi controlli. In ogni caso la legge c'è, ci dà forza alle organizzazioni sindacali e le organizzazioni sindacali devono anche avere quel compito di far sì che quei lavoratori ai quali è stata calpestata la dignità gli rivenga data quel poco di dignità che ancora diciamo, ne possono usufruire. Parliamo degli immigrati, ecco, gli immigrati più che altro erano immigrati che provenivano dal CARA. Che Sì. spesso ne abbiamo parlato, immigrati che provengono dagli SPRAR, che essi in un certo senso potevano anche essere regolarizzati con eventuali diciamo, procedure che venivano aperte. Però era molto più semplice in un certo senso reclutarli per la strada, farli lavorare. E far sì di creare una crisi del lavoro all'interno del nostro territorio per
perché i nostri lavoratori del territorio non diventavano più in un certo senso competitivi con gli immigrati, e questo si veniva a verificare una situazione economica disastrosa. Adesso, se non ricordo male, il 14 ottobre viene votato un emendamento con il quale il sistema CARA deve essere chiuso. Verrà chiuso il sistema CARA, non verrà attuato il sistema hot spot, perché appunto siamo lontano dai mari, e che pertanto ritengo che sia giusto, e credo che ci sia. Allora, di chiudere non chiude, credo che deve essere trasformato in una specie di centro d'accoglienza per famiglie di immigrati, per cui saranno in misura ridotta rispetto a quello che c'è adesso, pertanto sarà accoglienza di famiglie, non saranno accoglienza di semplici, di singoli. Una buona conversione questa. Però sì, è una buona conversione, però ci saranno un numero molto ma molto ristretto rispetto a quelli che c'erano, e questo significa anche naturalmente di persone che saranno licenziate e che andranno a casa. Poi riguardo all'agricoltura. Scusa un secondo, però su sì. Questo capisco non è l'argomento della serata, però ecco, di queste ore le difficoltà del governo italiano a trovare posto per tutti gli immigrati, per le migliaia di immigrati che giornalmente arrivano sulle coste italiane. Quando può essere verosimile poter o dover sacrificare una potenzialità ricettiva già collaudata comunque, no? Per ospitare questa gente, ci stanno mancando posti per ospitare tutti questi immigrati. Ma io credo che ormai stanno andando anche verso un'altra direzione, nel senso di non far nascere più dei centri così grossi che possono diventare ingovernabili, e poi diventando ingovernabili sappiamo che poi all'interno succedono determinate cose. E c'è un'espansione in maniera abbastanza alta di sprar un po' in tutti i paesi, e vedo che ne nascono sempre di più. Naturalmente bisogna sempre un controllo, lavorare sull'integrazione. Bisogna sempre lavorare sull'integrazione. Rispetto, mentre che siamo sull'integrazione, ti voglio dire che il 13 novembre non parliamo degli immigrati del CARA o degli SPRAR, ma parliamo di quei lavoratori che ormai sono comunitari come i rumeni. C'è una visita qua nei nostri territori delle organizzazioni sindacali della Romania, per cui ci sarà presente la FLAI nazionale e regionale, che è la categoria che si occupa dei braccianti agricoli, e che faranno alcune tappe per capire anche che tipo di integrazione c'è stato in Sicilia e che ci sono state nei territori. Per cui andranno a Vittoria, rivolta ai rumeni, andranno a Vittoria, andranno come Ragusano, andranno a Niscemi in Caltanissetta e chiuderanno con Sangono, perché lì c'è una grande comunità di immigrati che ora sono comunitari rumeni, che sono abbastanza ormai integrati, perché ci sono anche dei matrimoni già in atto tra rumeni e sangonesi. La stessa cosa a Mazzarrone. Sono lavoratori a tutti gli effetti come i sangonesi, regolarizzati con le stesse paghe, per cui non c'è un problema di competizione tra rumeno e sangonese. Ecco, e lì sarà preso anche come esempio Sangono nella nostra comunità, come un paese di come si è potuta fare integrazione con i rumeni e come secondo me bisogna fare un po' in tutto il territorio affinché si possano mettere in condizione anche di dignità questi lavoratori che vengono dall'estero. Poi questo è quello del 13 novembre. Abbiamo poi un'altra iniziativa il 16 novembre, e questa è l'altra iniziativa di cui parlavamo. So che abbiamo fretta perché ci sono ai tanti ospiti. Grazie. Ed è quella sulla Libertinia. Ecco, ancora sulla Libertinia, nonostante facciamo diverse iniziative e audizioni presso l'assessorato numerevoli, non riusciamo a arrivare alla fine.
parliamo sempre del primo lotto, che è quello finanziato. Il terzo lotto è quello che ci porta a Sangone, che ancora non è nemmeno progettato. Ecco, quello è nella mente di Dio. Il primo lotto che è stato finanziato non riesce ancora a partire per il semplice fatto che non riescono a mettersi ancora d'accordo nella convenzione tra l'assessorato alle infrastrutture e l'ANAS. Pareva che stavano trovando l'accordo su questo 12% che appunto di risorse che la regione deve dare all'ANAS. C'è soltanto un problema di rendicontazione sì o rendicontazione no, però da quello che vedo ancora siamo fermi da parecchio tempo, e questo noi non possiamo assolutamente permetterlo, per cui per il 16 novembre stiamo di nuovo organizzando un'assemblea pubblica territoriale presso l'aula di rappresentanza del comune di Caltagirone. Ho parlato col sindaco, ho invitato già tutta la deputazione nazionale e regionale, la gran parte sarà presente. Non ho ancora invitato i sindaci, ma lo farò subito, al massimo domani e dopodomani. Dopodiché andremo, diciamo, a questa iniziativa, dove dovrebbe partecipare, anzi mi ha dato per sicuro che partecipa un funzionario, non so se è capo di gabinetto, che è l'ex commissario La Rocca, che era Caltagirone, a volte ritorno. Caltagirone, e poi se c'era la possibilità ha promesso anche di far venire entro i limiti appunto delle possibilità anche l'assessore Pistorio. Ecco, su queste cose faremo questa assemblea. Dopo l'assemblea è inutile chiedere ancora audizione perché abbiamo fatto troppo viaggi per Palermo, ma andremo ad una iniziativa forte, non so ancora di cosa si tratta, ma sicuramente sarà un'iniziativa che lascerà un segno, perché qualcuno dovrà pur prendersi le responsabilità del perché ci sono 120 milioni di euro da spendere e ancora non si spendono, con il pericolo sempre che questi soldi possano essere distratti su altre cose. E il pericolo c'è tutto. Ecco, per cui loro saranno chiamati il 16 a darci conto sulla questione del primo lotto, ma sapere anche che senza il terzo lotto avremmo fatto appunto un'incompiuta che alla fine non serve a nessuno, sarà servita soltanto a sperperare denaro. Ecco, su questa cosa, come tu sai, era uno dei punti a cui ci tenevo tanto. Come vedi, non lo lascio perdere, la continuiamo sempre, anche se i risultati non sono positivi, ma ci fermeremo solo quando avremo qualche piccolo risultato positivo. Per cui continuiamo su questa strada. Segretario, qual è le criticità sul mondo del lavoro, delle imprese del nostro territorio del Calatino? Allora, una precisazione per i nostri telespettatori. La segreteria della CGIL del Calatino è autonoma, è l'unica, è la decima nella regione siciliana. Sì, come se ci sono le segreterie provinciali. Sì. Ma da, poi in più c'è la decima. Da noi si chiamano territoriali, appunto, non si chiamano provinciali. Dire, l'operatività, le decisioni prese dalla segreteria della CGIL del Calatino li prende autonomamente, non concertandole con nessuno, né con quella provinciale né con quella regionale. Questo per dire dell'autonomia e anche dell'autorevolezza di come si esprime, di come porta avanti la propria azione il segretario confederale della CGIL del Calatino, nella fattispecie qui Totò Brigadier. Certo, qualche difficoltà la troviamo, è giusto, perché c'è l'abitudine e c'è la formazione mentale che ci sono le province, pertanto far capire, non ci sono nemmeno più le province, certo. Però ancora si pensa come se Catania è provincia e come se fosse provincia. Invece non è così. La provincia sindacale della CGIL. E ci sono anche delle difficoltà, perché ci sono delle istituzioni a Catania che dal momento in cui c'è la CGIL di Catania riconosce la CGIL di Catania e non vuole riconoscere la CGIL territoriale, appunto perché non sa come siamo organizzati noi, che siamo due pezzi. Certo. E su questa l'unica difficoltà noi la troviamo appunto sul campo della sanità.
sul campo della sanità, nonostante abbiamo avuto degli incontri, se non ufficiali, ufficiosi, con il direttore generale dell'ASP, il quale sembrava di aver capito che non bisognava soltanto, sembrava di aver capito che non bisognava soltanto invitare la CGIL di Catania, ma bisognava anche invitare, appunto per una questione di territorialità, Caltagirone, perché quando inviti Catania non inviti 15 comuni di Caltagirone, non inviti l'ospedale di Caltagirone, non inviti l'ospedale di Militello. Certo. Pertanto, ecco, l'unico problema ce l'abbiamo con la sanità, ma credo che glielo lo capiremo, ecco, glielo faremo capire questa cosa prima o poi, per forza. Quindi stavo dicendo, tornando sull'argomento, quali sono le criticità? Sull'argomento, le criticità, io ho fatto alcune, prima di venire faccio sempre alcune chiamate ai miei segretari di categoria per capire quali sono le vertenzialità, perché non seguo tutte le vertenzialità. Allora, il segretario della FILCAMS mi ha fatto una sfilza di criticità che adesso ti leggo in quattro parole. Il segretario della FILEA mi dice: nessuna criticità. Dico, finalmente c'è una categoria, gli edili, c'è una categoria che funziona. Praticamente non ci sono criticità perché non ci sono più lavoratori edili. Questo è molto semplice. Molto semplice. Ecco, questa è una cosa preoccupante. Certo. Ma perché ormai gli edili, molti ormai hanno fatto valigie e sono andati all'estero, gente che conosco, e la mia lotta con la libertinia appunto diventa più forte e più passionale, perché è legata anche a questa gente che sta andando via all'estero o che va via a Milano, perché la libertinia dovrà servire non solo come infrastruttura, che poi sarà anche il volano, diciamo, della nostra economia, ma dovrà servire a questo punto anche a tenere qui nella propria terra certo. per alcuni anni quei lavoratori che in questo momento sono nella disperazione. Ecco perché credo io nella libertinia, ecco perché bisogna che 120 milioni non debbano stare fermi perché non trovano 10 minuti di tempo per potersi parlare l'assessore alle infrastrutture e l'ANAS. E quando io che ti dico che dopo il 16, se non succede ancora niente, faremo qualcosa di forte, la faremo qualcosa di forte, perché io penso che ci sono 120 milioni fermi e centinaia di lavoratori edili che fanno la valigia, salutano la famiglia e vanno all'estero. Certo. Ed è una vergogna. Ed è veramente una vergogna. C'è da vergognarsi. Va bene. C'è qualcosa da aggiungere? Ti volevo dire le criticità. Come no? Ecco, le criticità della FILCAMS che ci sono in questo momento. C'è uno stato di agitazione del personale delle polizie del Tribunale, del Comune di Caltagirone con tre stipendi di arretrati. Polizie presso gli istituti superiori della ditta PFE e Pellegrini. Licenziamento di un operatore del depuratore delle acque di Vizzine dopo 20 anni. Stato di agitazione dei lavoratori della cascina della ristorazione del Cara. Poi abbiamo procedure di pagamento diretto dei lavoratori della cooperativa Azzurra e Arcoiris. Vertenza aperta nel settore dei rifiuti del Calatino. Regolarizzazione della posizione contrattuale dei lavoratori di Calatambiente. La gara unica della quale si aspetta il parere delle CGA. Stiamo parlando ancora della gara unica di Calat. C'è stato praticamente questo ricorso dell'azienda. Questo ricorso, il 17 novembre, ci sarà, diciamo, il parere. Quindi avremo tre date cruciali, il 13, il 16 e il 17 sì. novembre. E ti dico, se il 17 sì, dovesse essere sbloccato, bisogna riniziare tutto da capo, a discapito di chi tutta questa certo. situazione alla fine. A discapito dell'utente. Che tocca pagare tutto ciò. Una cosa importante che sta succedendo anche nel nostro territorio, la Compir, che è l'unica azienda di legno dove ci sono, con tutto l'indotto, circa 110 lavoratori, sta chiudendo a Scordia. Questa è un'azienda che da parecchio tempo sta chiudendo in perdita, le perdite producono deficit, per cui è arrivata con le spalle al muro, viveva più che altro con appalti di enti pubblici con la Regione Sicilia e la Regione Calabria, con mobili d'ufficio, non ci sono più appalti, non si vendono più mobili d'ufficio,
altri 110 lavoratori andranno a casa, usufruiranno per un breve periodo di ammortizzatori sociali, dopodiché anche loro saranno costretti a fare valigia e andare all'estero. Ecco, questo è quando leggiamo le statistiche che Renzi ci dà, che l'occupazione aumenta, il Job Act garantisce, questo è il risultato appunto delle cose che non aumenta il lavoro, ma aumenta sempre di più il non lavoro, la disoccupazione e l'inoccupazione, in questo, non solo in questo nostro territorio, ma un po' più che altro in tutta la Sicilia. Il 17 ottobre c'è stata un'assemblea terrificante dei precari, degli enti locali, ed è stata all'IRSAP, sì, perché sicuramente sarà passata da qui Concetta, sì, perché per pubblicizzarla, sì. È stata un'assemblea difficile da gestire, perché c'erano centinaia di precari incazzatissimi. Immagino. Con tutta la ragione che hanno. Chiaro. Lì c'erano presenti deputati regionali e deputati nazionali. Abbiamo fatto fatica a tenere quell'assemblea nei limiti della ragionevolezza, perché ormai... E hanno tutte le ragioni. Ma assolutamente, perché ormai dove c'è la politica c'è un attacco bestiale dei lavoratori, per cui è una cosa... Non è possibile... E da 27 anni di precariato, perché poi ce ne sono di tanti tipi, LSU, contrattisti, certo, ci sono anche coloro i quali non hanno contributi versati, per cui per 27 anni hanno fatto i precari, certo. Non hanno un contributo versato, ogni anno non sanno quale sarà la loro fine, adesso si stanno inventando la questione della RESAIS, assumerla direttamente i comuni, poi passarla alla RESAIS, che è una società per azione, poi questa RESAIS non si sa bene cosa farà. Un altro carrozzone siciliano. Perfetto, ma la nostra posizione, la posizione del CGIL, CISL e UIL, è quello di storicizzare la spesa e, come dire, stabilizzare questi precari dopo 27 anni, che veramente sono diventati più precari di prima, perché ci troviamo in presenza... Ma sono diventati più indispensabili di prima. Sì, sì, ma sono diventati più precari negli stipendi. Ma indispensabile appunto nel fornire la propria professionalità. Perché immagina se i precari oggi impiegati nella pubblica amministrazione si fermassero. Sì, ma tutta la pubblica amministrazione. Ma non si solo fermerebbe. Questo, ma tanti sono andati in pensione, certo. Dirigenti, da chi sono stati sostituiti? Certo. Dai precari. I precari hanno avuto anche funzioni di dirigenti, funzioni di impiegati. Però ci sono quei comuni che poi alla fine disastrati, che per poter far diciamo pareggiare i bilanci hanno dovuto anche abbassare le ore a questi precari, perciò ci sono precari che prima avevano 24 ore, poi si ritrovano a 18, a 16, per cui precari dei precari, più precari di prima. Ecco, questa è la situazione che ancora noi viviamo in Sicilia. Non credo a nessun politico che dice che qualcosa si sta risvegliando. Nel nostro territorio non vedo assolutamente risvegliare niente, non vedo alcuna assunzione, ma come vedi ci sono una serie sempre di licenziamenti. Ma sai che significa chiudere un'azienda del legno, mobilificio e scordia e mandare oltre 120 lavoratori con tutto l'indotto? Significa 120 famiglie che non avranno più che mangiare, non hanno più che dove andare a lavorare e saranno costretti ad emigrare. L'ultima cosa e poi finisco, come tu sai noi abbiamo anche la situazione del referendum. Il referendum si vede che tu sei per il sì, costituzionale, e come potrei essere se non per il sì? Il referendum costituzionale, ecco, la CGIL per un po' di tempo ha pensato e ha fatto diciamo anche un dibattito abbastanza serio anche a livello nazionale. Alla fine io penso che la CGIL non ha avuto nessunissima difficoltà ai primi di settembre nell'assemblea generale nel deliberare che bisognava votare no. Si sono sbagliati. Nello stesso sicuramente, sì. Nello stesso tempo c'è una cosa, che non possiamo fare parte di comitati di partito, che però noi abbiamo l'obbligo di informare i nostri iscritti e dire anche i motivi per cui votare, giusto, votare no. Giusto. I motivi sono due, uno di metodo e uno di merito. Il metodo sappiamo tutto che è partito con il piede sbagliato, nel senso che si stava facendo diventare un referendum
pro o contro Renzi, per cui di tutto si parlava tranne che... Ma questo appassiona di più ai fautori del no, diciamo. Perfetto, dai. Sì. Diciamola tutta questa. E pertanto io credo che quando parliamo di Costituzione, siccome parliamo di cose abbastanza serie e comunque ferme, e correggere una Costituzione come deve essere corretta non è meno gravosa di come farne una nuova. Ecco, pertanto io credo che la CGIL ha voluto in un certo senso far crescere al proprio interno appunto questa discussione, e il 4 dicembre noi ci recheremo appunto ad andare a votare e votare no. Il merito per noi è c'è lo slogan votare sì, perché c'è il taglio del costo della politica. Io credo che il taglio è nella libertà dell'espressione del voto del cittadino. Perché se dobbiamo andare nel merito del taglio della politica, si poteva fare, diciamo, in un secondo, bastava dimezzare diciamo, i 600, circa 600 sedute alla Camera e gli altri seduti al Senato, e avremmo in poco tempo, diciamo, economizzato appunto il costo della politica. Per tutto quello che si sta venendo a verificare, da coloro i quali fanno i conti, alla fine tutto il risparmio che viene fatto il risparmio di un quinto del costo di quello che ci costa. Allora qual è appunto la mancanza di libertà e di democrazia che in questo momento ha l'elettore? Io non posso votare il sindaco e delegare al sindaco, perché questo lo dice anche l'articolo 48 della Costituzione, e delegare al sindaco il voto al Senato, ormai andiamo tutto per delega, non ci sono più le province, il cittadino non vota più le province, ci sono liberi consorzi, ci sono le aree metropolitane, io è bastato che ho votato una volta il sindaco e già l'ho delegato a votare tutto questo. E se io il sindaco lo voto e poi all'indomani io mi pento di aver votato il sindaco? Allora a me rappresenta un sindaco nel voto e va a esprimere un voto che non è più, diciamo, che non collima più con le mie idee. Questo succederà anche al Senato, per cui ci ritroveremo da qui, poi mettiamo anche l'Italicum, ci ritroveremo da qui a poco tempo, dove c'è il rischio di poter avere un capo di partito che diventa anche un capo di governo, con un Italicum che gli dà un premio di maggioranza che lo fa diventare capo assoluto, con tutte poi le ristrettezze di democrazia e libertà che il cittadino si ritrova. Allora, del vero, per chiudere su questo, perché vediamo un po', se ne occuperà Gianni Amato, perché io sono molto di parte naturalmente, con l'obiettivo, ci saranno dei confronti in questo senso, e quindi, però su questo mi pare che c'è l'apertura del governo Renzi di rivedere l'Italicum per dare il premio di maggioranza alla coalizione e al Senato di essere elettivo. Superati questi due ostacoli, io non avrei altra difficoltà a votare per il sì. In caso contrario, ovviamente, mi accodo pure io alla sollecitazione del segretario della CGIL. Se tu ti accontenti di delegare il sindaco a votare il Senato, no. Ho detto no, voglio un Senato elettivo. Va bene, ok. Elettivo, lo devo leggere io, seppur ridotto nel numero dei rappresentanti. Dico, al proposito ti dico che il 16 noi faremo anche un'iniziativa a Rebordone sulla questione del referendum, per invitare gli iscritti a votare no, per i motivi per cui... Va bene, Totò, chiudiamo qua. Senti, Totò, io ho aperto questa trasmissione parlando un po' del centro storico, della situazione economica della città di Caltagirone. Ci sta sembrando un po' che ci sta franando tutto sotto i piedi, e ho ricordato che fra qualche giorno chiuderà la sede della Banca Intesa in Piazza Umberto, da qui a poco chiuderà anche il Credito Siciliano. Voi avete la vostra sede storica sulla Scala di Santa Maria del Monte, proprio all'inizio, numero 7. Una sede prestigiosissima, storica. Ecco, come gli associati, il rapporto come siete? Gli associati, io infatti avevo intenzione di incontrare il sindaco per dirgli che probabilmente il centro storico ha bisogno di essere rivalutato. Di essere rivalutato, perché c'è ormai un centro storico che è disabitato,
un centro storico che, anche se tu vai il sabato mattino di pomeriggio, non vedi gente. Mi accorgo che, rispetto, essendo io un po' anziano del sindacato, e dove all'interno del sindacato non si fa soltanto sindacato ma si fanno anche servizi, se io dovessi paragonare il centro storico del 1980 e il centro storico di oggi, sono due mondi diversi, perché allora c'era un centro storico vivo, c'era un centro storico dove dalla Camera del Lavoro passavano centinaia e migliaia di persone. Tutte queste persone adesso sono confluite nell'altra sede che abbiamo in via Madonna della Via, per cui ci troviamo con una bellissima sede, nei primi, appunto, postata nei primi scalini che ci sono in Scala Santa Maria del Monte, però è una sede dove ormai viene poca gente, appunto perché è una zona, anche la sì, perché è una zona ormai disabitata, dove non c'è nessuno, per cui stiamo pensando all'interno della segreteria di smobilitare, lasciare soltanto, diciamo, un qualcosa di piccolo per fornire servizi, ma effettivamente di decentrare un po' tutto quanto verso giù, perché appunto è disabitato. Però prima di fare questa operazione mi ero promesso di parlare con il sindaco Ioppolo per capire se probabilmente in programma avesse qualcosa per rivalutare questo centro storico, che io ritengo sia necessario rivalutarlo, perché è molto bello. Ma lasciamo stare la bellezza. Qui il problema che ho detto all'inizio è che dovremmo trovare un modo come ridare ossigeno, ridare prospettiva a questa nostra realtà, non soltanto del centro storico ma tutta la città. Il centro storico ovviamente è un morto che sta morendo, e credo è che peccato. Ormai è devitalizzato, perché ha tanta storia. Ma lasciamo stare anche la storia, ma la vivibilità del centro storico ormai è quasi ridotta a un lumicino, questo è... sì, sì. Per cui se ne vanno le banche, se ne va pure la sede della CGIL, credo che sia un tassello in più. Resta comune. Se poi il vescovo dovesse decidere di spostare la cattedrale nel centro nuovo della città, abbiamo finito. Questa me la potevo risparmiare. No, va bene, per chiudere così. Chiudiamo qua. Grazie al segretario Totò Brigadieci, segretario della CGIL del Calatino. Ci vediamo prossimamente. Senza dubbio, sì. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.